Adesso facciamo il test come si controllano i transistori sul PCB nel circuito stampato. Così vedete come si controllano. Questi sono quattro transistori. Adesso io qui, che modello sono? Aspetta un po'. MPS. Visto come si vede? Non si vede. Comunque. Controllo i transistori, vedete, sono quattro, e dall'altro lato della scheda sono questo 1 2 3 1 2 3 e 4. Li vedete? Vedete il tris di piedini di reofoli cada uno. Così vedete anche com'è il discorso, si individua anche dalla base all'emettitore, dalla base e il collettore. Adesso qui non si vede il test, però dopo non vedete. Vediamo, provo a mettere il test qui vicino, controllo transistori. Comunque, guardate, allora, io mi metto col più qua sul centrale, segne 1611, non segna. Metto il meno sempre sul centrale di prima, guardate, segna 704. Vedete, mi metto dall'altro lato e segna 697. Perciò questa è la conduzione, il nero è sulla base, il rosso è su tutti e due, sul collettore ed emettitore, e vedete che segna circa 700 ohm fra tutti e due. Perciò cosa vuol dire? Che così è, il diodo è, dei due del transistor è polarizzato, e praticamente il diodo è verso la base ed è un PNP. Poi provo i due, emettitore e collettore. Aspetta che è caduto. Emettitore e collettore. Emettitore e collettore, vedete, da un lato non segna e dall'altro lato segna 1200 qualcosa, perciò questo è buono. Di nuovo, altro transistore, da un lato non segna e dall'altro segna uguale, 1265. Rimetto il rosso sulla base, segna 1610 e dall'altro non segna. Metto il nero sulla base, guardate, e di nuovo segna 1698 e 704. Anche questo va bene. Faccio l'altro transistore, così imparate anche i transistori come si può. 0510, 0642, questo un pelo più sfalsato. 0,63, 0,8. Vedete qui, in questo qui probabilmente c'è una resistenza che fa da parallelo e dopo misura. Vedete adesso com'è preciso, 0,517, 0,530. Allora, dal rosso, cosa capite qui? Che dal rosso, vedete, 0,530, 0,530, 0,520, dal rosso
il positivo va verso il negativo e perciò il diodo è rovesciato rispetto all'altro, va verso l'emettitore, va verso il collettore, e praticamente questo è un transistor NPN. Ovvio che quando segna ci sono delle resistenze in parallelo che vengono segnate, perciò dei corti non ce ne sono e le giunzioni lavorano bene e ci sono delle resistenze. Guardiamo anche questo, perciò ci sono due transistori PNP e due transistori 513 e 534, va benissimo. Inverto 0646 e qui ci sono le stesse resistenze di prima. Guardiamo che non ci siano dei corti qui sul emettitore collettore. Tutto a posto, fa vedere. Esatto. Perciò direi che siamo a posto. Questi quattro transistor li ho provati montati sulla scheda PCB. E allora io potrei anche smontarli e provarli col prova transistori elettronico, ma praticamente ci darà il simbolo del transistor con la disposizione dei piedini, emettitore, base e collettore. Non sto dietro a smontarli perché ho già visto che vanno bene. Speriamo perciò che questa scheda si siano bruciati solo i 4 MOSFET di potenza causati da un cortocircuito che a mio pensiero è il condensatore che è andato in corto sul motore. E a volte succede. Però con un corto così, dunque qui ci sono due fusibili, vediamo, questo è buono, il fusibile è in corto, il fusibile è l'unica cosa che è in corto e che è buona. Questo è in corto anche questo, perciò il fusibile conduce, è buono. Fino a qui siamo tutto a posto. E allora in teoria sia i due fusibili sono buoni, in teoria sono buoni anche i ponti raddrizzatori. Adesso qui non si vede niente sto ponte. Allora questo dovrebbe essere il più. Qui allora meno e più, vediamo, meno e più e corrente, vediamo cosa dici qua, vedi? E allora qui c'è il più, qui c'è AC, l'ingresso della corrente alternata del ponte. Anche i ponti raddrizzatori sapete che sono composti da 4 diodi, all'AC partono e vanno al più e al meno, e al DC e l'altro contatto della C arrivano. Vediamo, qui parte alla C, inverto, ok, poi l'altro parte, fa vedere, qui parte, ok, poi dall'altro parte, ok, e poi devono arrivare almeno, ok, sembra che sia a posto. 513. E 513. Sì, il pontuccio è buonuccio. Adesso provo a vedere fra il più e il meno che non dia dei corti. Aspetta un po', da 0,7, e qui da 0,7,
vero? Ecco, qui c'è qualcosa. Come dicevo prima, bisogna vedere. Megon. Bisogna vedere che non ci sia una polarizzazione comunque per sicurezza. Questo da un lato mi sembra che suona strano, che segna strano. Per sicurezza questo ponte qui, che è quello principale, ponte di saldo 2 reofori, così lo collaudo meglio. Poi volendo i ponti di saldato ci posso dare tensione, poi ci guardo col tester, si arriva la raddrizzata, non c'è mica problema. Bene ragazzi, anche questo l'abbiamo testati, i transistori, e quando arriveranno i MOSFET, intanto controllo sto ponte qui, lo disaldo, basta disaldare due dei filamenti, il resto qui c'è il relè che è un po' bruciacchiato, uno già con una visione, vedete, qui c'è il contatto del relè che è un po' bruciacchiato, ma diciamo che va bene, quelli che sono messi male sono proprio tutti neri, c'è proprio anche la plastica tutta nera. Altre cose da provare, qui ci sono sicuramente questi a tre piedini, sono degli optoisolatori, ci danno una controlatina che non ci sono dei corti. È una scheda semplice, qui c'è un interruttore, anche questo si potrebbe smontare e metterlo sul prova test, sul prova circuiti integrati, dopo vediamo. Ma prima di tutto cambiare la roba di potenza bruciata, poi si prova a dare tensione un po' alla volta col variac e poi vediamo che cosa succede. Qui c'è il cervello in teoria non dovrebbe avere nessun problema. Ciao a tutti!